Caterina, non l'abbiamo fatto apposta, ma la vita è proprio un grande circo. Ma davvero? L'equilibrio è molto precario, fare piccole collaborazioni e lavorare un tot solo di mesi all'anno non è lavoro. Non si sente mai proprio quello che si fa e a lungo andare anche dal punto di vista psicologico è abbastanza impattante. Caterina Ferruzzi ha 44 anni, è copywriter, oltre che consulente e formatrice nel campo della comunicazione digitale. Lavora dal 2003. Pur con un signor curriculum, ha collezionato 20 anni di lavoro a singhiozzo e sempre con contratti a termine, tanto che dal 2021 ha aperto una propria partita IVA. Quando senti parlare di pensioni? Penso che sia una cosa che riguarda altri e non riguarda me. Qualcosa che riguarda le persone che hanno un lavoro fisso. Adesso prendo qualche giorno, ma sono giorni in cui non lavoro, quindi non percepisco nulla, non sono ferie pagate. E serve anche avere, diciamo, alle spalle qualcuno che dà una mano. Sto mettendo comunque da parte una piccola cifra ogni mese, però non lo so alla fine cosa ne risulterà. Mi fa paura. Mi fa paura, stavo per dirlo proprio. Sono 6,18 euro. Allora, so di essere pagata poco per quello che faccio. Ilaria Bianni ne ha 52, preferisce non essere riconosciuta. Questo, nell'infopoint di un centro commerciale, è uno dei tanti contratti collezionati dopo un lavoro stabile durato 12 anni. I turni hanno una flessibilità pazzesca, concedersi qualche piccolo sfizio è difficile. Anche un mutuo, anche un progetto di vita. Ho chiesto un'esenzione, una sospensione delle rate per 6 mesi per potermi un attimo... perlomeno avere lo stipendio che mi entrava, tenerlo tutto. No, forse la pensione alla fine me la merito anch'io. Però non so come, quando accadrà, cioè non ho mai avuto una continuità lavorativa.